Roby. Roby. Ma che cosa dirmi? Ah, scusami, va bene, ok. Devo fare piano, ragazzi. Ho deciso di fare una sorpresa a Dani. Sono andato questa mattina a comprare la colazione al McDonald's. Ho preso un sacco di cose buonissime e adesso le porterò a Dani che sta ancora dormendo. Eh sì, colazioni a letto. E che colazione? E voi ragazzi, avete mai fatto colazione al McDonald's? Ci sono un sacco di cose buonissime. Guardate qui. È proprio un polpettone. Tutto quanto sotto le coperte. 3, 2, 1. Dani! Dani! Svegliati! È mattina! Che c'è, Roby? Hai fame? Vuoi fare colazione? Ti ho portato la colazione del McDonald's direttamente in camera a letto! Che bello, Roby! Non vedevo davvero l'ora di mangiare qualcosa di dolce e di saporito del McDonald's! Scusami, Dani, non vedevi l'ora in che senso? Cioè, non mi dire che ti stavi sognando di fare la colazione questa notte. Cioè, ti sei appena svegliato e dire non vedevo l'ora è un po' strano, in effetti. No, Roby, nel senso che sognavo di mangiare cose nutellose, piene di... Nutella, l'ho già detto. Al McDonald's fanno un sacco di cose così buone, quindi non vedevo l'ora. Vabbè, Dani, vestiti, io ti aspetto in cucina. D'accordo, arrivo. Finalmente! Oh, mi hai fatto aspettare un sacco di tempo, Dani, che cavolo. Roby, mi dovevo vestire e dovevo rendermi presentabile, dato che mi stai riprendendo. E i nostri amici non ci possono vedere in brutte condizioni. Allora? No, Roby, ma devi capire che io mangerei per tutto il giorno McDonald's. Lo mangerei sempre, sempre, tutto sempre. Tutto il giorno, sempre, sempre. No, Dani, non dire queste cose, che tanto lo so che non è vero. Sì, Roby, ti dico che lo mangerei per tutta l'intera giornata. Solo cibo del McDonald's. Sai che buono? Sì, a me piace il McDonald's, però secondo me mi sentirei male se mangiassi per tutta la giornata a costo del McDonald's. E anche tu, Dani, anzi, secondo me dopo un po' ti stuferesti. No, Roby, che non mi stuferei. Io, Dani, dico di sì. Ti stuferesti sicuramente. No, Roby, e io ti dico di no. Ah, sì? E allora ti sfido a fare una challenge. Una challenge, dici? E in che cosa consiste questa challenge? Per le prossime 24 ore, a partire da adesso, saremo costretti entrambi a mangiare solamente cibo del McDonald's. Sì. Beh, Roby, semplicissimo. Sicuro vincere questa challenge perché è troppo buona. Chi non riuscirebbe a farla? Se i miei calcoli sono esatti, ti arrenderai ben presto, perché potrebbe venirti male al pancino o potresti stufarti delle cose del Mac. Mi sembra abbastanza ovvio. Tipo, a colazione già abbiamo delle cose abbastanza pesanti, perché abbiamo questi qui che sono i McCrispy, ossia dei panini con la Nutella. E ne ho presi ben 3, Dani. 1, 2 e 3. Ah no, Crispy, ho sbagliato, i McCrunchy. Vabbè, Roby, quello... cioè, è uguale. E poi? No. Sì, Dani. Che buono. Oh, un cornetto nutelloso. Ma molto nutelloso. Guardate, sì, Dani, come buona la Nutella. Questa è la tipica colazione italiana, no? Un bel cornetto, il caffè che sto per andarmi a fare. E poi, guarda, questo direttamente dalla Francia, dei maccheroni. No, Roby, si dice macarons. E fammi vedere che gusti li hai presi. Li ho presi 2 di tutti i tipi: 2 al cioccolato, 2 al pistacchio e 2 al lampone. Buonissimi, Roby, non vedo l'ora di assaggiarli. Io inizierò subito con un macaron al cioccolato. Che buono. Così sì che inizia bene la giornata, Dani. Tu invece non mi hai neanche aspettato, inizio subito a mangiare il McCrunchy. Beh, perché la Nutella non può mica aspettare. Voi ragazzi, solitamente, con cosa fate colazione? E mi raccomando, ragazzi, prima di commentare, iscrivetevi al canale, perché è ovvio, se vi iscrivete non perderete mai più un video di Daniel.
con la nostra nuova sigla. Sei pronto? Lei è Dani. Lui è Robby. Loro sono Dani e Robby. Io sono Dani. Io sono Robby. Ora sì che puoi iniziare il video come si deve. Ti piace la nostra nuova sigla? Io ho quasi finito, mi manca solamente l'ultimo pezzettino di McCrunchy. E tu devi mangiarti ancora l'ultimo macaron, Dani. Sì, Robby, ma sono davvero molto piena. Però, vabbè, per iniziare una giornata piena di energia bisogna fare un'abbondante colazione. Sì, ma sai quanto è abbondante? Questo cibo del McDonald's sarà pure buonissimo, però secondo me rimarrà un po' sullo stomaco. Speriamo che non mi sento male a fine giornata. No, Robby, non ti preoccupare. Robby, siamo arrivati finalmente, è arrivata l'ora di pranzo. Anche se oggi devo dire che il tempo non mi mette tanta felicità. Ma quindi abbiamo detto Burger King a pranzo? No, Robby, ma se dietro di me c'è scritto McDonald's, significa che mangeremo al McDonald's. Dani, mi rispondi pure, stiamo facendo la challenge di 24 ore solo cibo del McDonald's e per te andiamo a Burger King, non ha alcun senso, scusami. È vero. Poi abbiamo già fatto colazione con il McDonald's, quindi... Esatto. Ah, ma io che ti ascolto pure. Dai, entriamo, Robby, che c'ho troppa fame. In realtà, Dani, io devo dirti una cosa. Inizio già ad avere un po' di bruciore di stomaco da questa mattina. Bruciore di stomaco? Sì. Ma siamo solo all'inizio della challenge, Robby. Non lo so, volevo un attimino avvisarti di questi miei piccoli problemini. Ok, l'importante, Robby, è che non mi fai le puzzette mentre siamo in macchina, Non ti assicuro nulla, Dani. Vabbè, io mi metto la mascherina perché nei luoghi chiusi bisogna mettere la mascherina. Dopo, qual è il senso? È tutta nera, non ha un colore differente. Vabbè, così. E niente. Entriamo e ordiniamo. Vai. Ok, ci siamo, Robby. In realtà non c'è molta gente. Meglio così, tanti panini per noi. Sì, avremo gli chef personali a quanto pare. Gli chef personali? Eh sì, perché se stiamo solo noi dovranno cucinare per noi. Hai ragione. Allora, vediamo cosa posso ordinarmi. Mangiamo qui? Sì, Robby, mangiamo qui. Va bene. Faremo... No, no, Dani, no, non si fa così, guarda. Okay, fai a nulla. Guarda. Allora, sei pronta a questa cosa? Sarà pronta. Allora, prima clicchi. Okay. Ok, voglio che fai tutto l'ordine in tedesco. Voglio la lingua? Sì, vai. Robby, vediamo. Vabbè, se ci riesci. Per fortuna si chiama tablette e l'altro non l'ho fatto in tempo. Non lo so, va bene. Allora, io, dato che non prendo quasi mai l'Happy Meal, questa volta lo prenderò perché voglio vedere la sorpresa del mese. Ma, guarda, si chiama hamburger giungiu carotten. Vabbè, bellissimo, Robby. A te piacciono le carotten? No, non mi piacciono le carotten. Prenderò questo McToast Pommes Frites, non lo so come si dice. Beh, sono le patatine fritte, Dani. Ok, con... Oh, il prodotto nuovo, Allen. Che cos'è? Robby, ma adesso qual è l'acqua naturale e qual è l'acqua frizzante? Allora, qui c'è Stilles e Sprudelwasser. Secondo me è Stilles, perché in inglese si dice still water. Ok, quindi andremo di questo. E poi, no, voglio, che cos'è? Voglio il formaggio. Il parmesan, okay. Il parmesan snack. No, Robby, ci sono dei colori. Ok, non so cosa significa Butch e Spiesblug. Vabbè, proviamo Butch, Robby. Okay, perfetto. È arrivato il tuo turno, cosa scegli, Robby? Allora, io sceglierò un'insalata. Come un'insalata? Sì, sto scherzando, Dani, ovvio. Chi sceglie il perché esistono le insalate al McDonald's? Non ha senso. Secondo voi, ragazzi, perché esistono le insalate? Guarda che io una volta l'ho mangiata ed era molto buona. Come fai? Come fai? Dani, guarda, questo è un bug. Faccio così e poi alla fine quello che esce prenderò. Ecco, Nutella. No, questa è colazione. No. Non ci interessa. Voglio un bel menù tutto succoso. Questo qui? Ok, che buono. Allora, vediamo un pochettino. Big Mac Variation. Ok. Andrò con il classico Big Mac. E siccome sono grande, il Gran Big Mac. Ma Robby, a quanti strati è questo panino? No, ne sono tantissimi. E ovviamente il menù large perché io sono bello grosso. No, non voglio le salse oggi perché sto un po' con l'acidità. Robby, perché non assaggi questa Lipton strana? No, perché si chiama Lipton Ice Tea Pre-Sweet.
Che significa? Che sei scemo. Ecco cosa significa. Okay. Allora, siccome c'ha ragione, lo prendo. Ok, perfetto. Adesso facciamo History Cooking. E non ci resta altro che pagare. Sì, andiamo. Che numero siamo? Il 61. 61. No, Dani, non mi piace. Ma dove vai? Il 42? 53, 29, 21. Il 21, il 21 è la mia data di nascita. Ma è l'ultimo, ok. Ok, prendi quello. Apriamo il 21. Ci siamo. 2, 1, 5, no, 9. Ma ci devo pensare sempre io, Robby. Devi mettere 21, altrimenti l'ordine non ci arriverà mai. Hai ragione, ti immagini consegniamolo al 212? E adesso cosa significa tutto ciò? Oh cavolo, allora, gift card no. Annulli Ertrum, no. Tanto annullare Carten. Carten, ok. Vi giuro, raga, che non abbiamo fatto a tempo a sederci, che praticamente ci hanno portato tutto. Sì, Robby, è vero. Ehi, poi... no, aspetta un secondo. Ma, è questa la mia coca? Perché tu c'hai l'acqua. È vero, ma perché bevi l'acqua? Perché mi piace tanto. Ma che problemi hai a bere l'acqua? Ragazzi, diteglielo, la Coca-Cola è la vita. Robby, lo sai cosa c'è qui dentro? Non so, ma un panino che non mi interessa perché il mio è questo qui. E ci sarà la sorpresa che io non condividerò con te perché è solo mia. Quindi adesso andrò ad aprirla. Dani, vuoi sapere una cosa? Io non sono più un bambino, non prendo l'Happy Meal, prendo direttamente i panini grandi per gustarmeli, guarda qui. Robby! Non si tocca. E poi io so un trucco, Dani. Quale sarebbe il tuo trucco? Guarda qui. No, ma non mi hanno portato la cannuccia. Non posso fare il mio trucco senza cannuccia. Robby, dovrai andarla a chiedere al bancone che è di lì. Va bene, devo andare a chiedere la cannuccia. Non ti rubare le mie patatine. No, non farò niente. Ragazzi, Robby è andato a prendere la cannuccia. Adesso gli farò un piccolo scherzetto. Gli leverò l'hamburger da qui. Cosa stai facendo? Ok. No, niente, Robby, controllavo se ci fossero tutti gli ingredienti. Sì, ci sono, tranquilla. Comunque ho preso una cannuccia e posso farti vedere il trucco magico che conoscono in pochissimi. Guarda qui. Si mette la cannuccia nella Coca-Cola. Ok. Dopodiché si mettono le patatine all'interno di questo involucro. E dopo, guarda qui. Adesso c'è la magia. Ma... si mette tutto quanto così e quindi io posso anche stare in giro, mangiare il panino, bere un po' di coca, mangiare le patatine e rischiare di far cadere tutto. Davvero questa cosa non l'avevo mai vista. Comunque adesso non mi importa, devo vedere la mia sorpresa. Che cos'è? È la sorpresa tedesca, quindi non sappiamo cos'è. Robby, mi sa che ho scelto quello senza sorpresa. Ma come no? C'erano due. Ma che è un foglio con scritto ritenta, sarei più fortunato. Robby, non c'è la sorpresa. Come non c'è? Non c'è. No, ma guarda bene. Non c'è nessuna sorpresa. Ma no. Oh cavolo, Dani, che è successo? Il mio panino con la mia tecnica sta sprofondando. Io l'avevo preso solo per la sorpresa, invece non è uscito niente. E comunque, dato che tu hai svelato un trucco, adesso ti svelo io un trucco. Non c'è nulla che non so già, Dani. No, lo vedi questo toast? In realtà l'interno è l'esterno del tuo panino fatto a toast. Dani, lo sapevo già. Come lo sapevi già? Sì, sapevo già che i toast sono praticamente pane fatto così e schiacciato. Ah, ok, va bene. Io adesso l'ho detto ai nostri amici perché magari non lo sapevano, quindi adesso lo sanno. Vabbè, scrivete nei commenti se lo sapevate. E adesso pranziamo. Buono. Robby. Sono un sacco piena. Ho visto, ti sei spazzolata qualsiasi cosa. Sì. Anzi, qua ti fai una patatina, tieni. No, Robby, basta, veramente non ce la faccio più. E voi ragazzi, avete mai mangiato per 24 ore del McDonald's? E a noi manca ancora la cena. Oh, mamma mia, io non penso di farcela, Robby. Com'è? Questa mattina eri così felice di fare questa challenge e invece adesso già inizia ad avere i segni di cedimento, Dani. Sì, Robby, devo dirti la verità. Sì, lo ammetto. Dani, io direi di finirla qui questa sfida e basta. Cioè, la cena è troppo, non ce la faccio, inizio a sentirmi male, davvero. Robby, quante volte te lo devo ancora dire? Anche io mi sento la pancia super piena,
Ma non possiamo fermarci qui, la challenge è delle 24 ore, quindi ci manca ancora la cena. Facciamo così, allora mi arrendo, ecco, l'ho detto, mi arrendo. Così non posso più fare niente, che peccato, ho perso questa sfida, sarà per la prossima volta. Ok, fine. Allora sai che ti dico, dato che non hai possibilità perché dobbiamo terminare questa challenge, se non terminerai questa challenge dovrai fare le pulizie per tutto l'anno. Quanto tutto l'anno? Ma sei impazzita? Sì, ragazzi, però per tutto l'anno, scrivetelo qui sotto nei commenti. Ma è un po' tantino tutto l'anno per una sola challenge persa. Non mi interessa, Robby. Quindi hai 3 secondi per scegliere. 1, 2. Va bene, andiamo a mangiare al Mac. Ok, però non voglio entrare perché potrei sentirmi male lì. Allora andiamo al Mac Drive, o come si chiama, insomma. Ok, e ordiniamo lì. Va bene, io tenterò di nuovo di prendermi il mio Happy Meal per avere la sorpresa. Ogni volta che dici McDonald's mi devo trattenere. Non mangerò mai più al Mac, mi sa. Io non so davvero come fai a essere contenta, Dani. Beh, Robby, perché so che questa volta la signorina che lavora al McDonald's mi ha detto espressamente che c'è all'interno una sorpresa. Quindi sono contentissima. In realtà, raga, dobbiamo essere sinceri con voi. Abbiamo provato a registrare tutta la parte in cui siamo andati lì a ordinare, abbiamo fatto la fila con l'auto e tutto il resto. Solo che quando siamo arrivati lì, la tizia ha visto la fotocamera e ha detto: no, non voglio che mettete questa parte su YouTube, su Facebook, su Instagram, su TikTok, qualsiasi social, non potete metterla, quindi dovete cancellarla. E ce l'hanno fatta cancellare, assurdo, ragazzi. Però non fa niente, alla fine abbiamo qui il cibo, quindi. Robby, però devo dirti una cosa, io non voglio mangiarmi il mio panino a freddo, quindi fermati da qualche parte e lo mangeremo. Come fermati da qualche parte, Dani? Ma dove vuoi che mi fermi? In mezzo alla strada, magari al semaforo? Scusami, ma ci pensi quando chiedi le cose? Non è possibile! Ma Robby, con tanti parchi che abbiamo qui nella nostra città, puoi fermarti da qualche parte. Vabbè, penserò al posto più vicino in cui andare. Non lo so, poi ci penso. Ed ecco qui il tuo parchetto, Dani. Però dobbiamo andarci a sedere alla panchina, Robby, perché in piedi non me lo gusto abbastanza. Ok, lui è Robby, loro sono Dani e Robby. Allora, vediamo. No, ferma, con la fotocamera dentro tutto. Faccio vedere tutto, Dani. Quanto sei scemo da 1 a 10? Io direi 10, Robby. Sì, anche 11, però dai, mangia, perché io non so se riuscirò a mangiare la mia roba. No, tu dovrai. Guarda, Robby, ho anche la mela per cena. Come la mela per cena? Mela gusto. Ma si chiama. Mi spieghi perché sempre tu ti prendi le cose sceme? Una volta ti sei presa l'insalata, ora la mela. Sì, vabbè, Robby, ma questa è inclusa nell'Happy Meal. Strano, ecco. Però a pranzo invece non me l'hanno inclusa. Forse in quello che ho scelto in tedesco non c'era niente. Né sorpresa, né mela, né niente di niente. Io invece stavo troppo male per mangiare altre patatine fritte o robe troppo grasse, quindi ho preso solamente 2 panini super semplici. Alla fine è una challenge di 24 ore al Mac, non la challenge mangia 24 ore tutte le schifezze, tutte del Mac. Quindi ho preso, guardate, i panini, quelli per le persone a cui non gli piace niente. E pane, carne. Ma no, ecco, ora solo pane di sotto e hamburger. Ok, facciamo così. Ora è solo hamburger. Guarda. Com'è, Robby? Buono. In effetti non ha per niente lo stesso sapore senza pane. Robby, è ancora caldo, si vede il fumo che esce, ragazzi. Scrivete nei commenti se lo vedete. Fai vedere tu cosa hai preso, Dani. Robby, ma perché sei sempre stupita? L'ho visto! Che cos'è? Happy Meal? È un libro! Un libro? Non ci posso credere, è un libro! Ma tu vai al Mac per mangiarti le mele e studiare, scusami, quei libri? Robby, forse è un libro da colorare, che ne sai? E a me piace un sacco colorare. Guardiamo, perché il cielo è azzurro? Il cielo è azzurro perché... Perché il cielo azzurro, in effetti? Non lo so. Voi ragazzi sapete per caso perché il cielo azzurro? Lei cosa dice? Mini detective! Ragazzi, ma voi siete i miei detective, quindi mi hanno dato un libro per voi che siete
dei miei detective. Dove c'è scritto mini detective? Te lo sei inventato? Mini detective. Aspetta, non ha messo a fuoco, vabbè, fidatevi. E io ogni volta vi dico che voi siete i miei piccoli detective. Quindi questo libro è stato scritto apposta per noi. Perfetto. Sì, adesso le McDonald's per Dani e Robby, sì, la collaborazione. Ma cosa dici? Non è vero, scusami. Allora, vediamo qui. Ecco qui le mie patatine. Le tue adorate patatine. Ma è davvero pazza per le patatine. Penso che oggi ho mangiato all'incirca 1000 patatine, Robby. Io ho finito il mio primo panino e adesso c'ho ancora il secondo. Però davvero, ragazzi, non ce la faccio più, sono totalmente al limite. Dani, torniamo a casa. Dani, torniamo a casa. Perché? Cosa succede? Non mi sto sentendo bene per niente, Dani. No, Robby, Robby, usa questa nel caso. No, Dani, devo tornare a casa subito. Ok, subito. Ok, va bene, andiamo. Oh, aspettami, Robby, aspettami. Oh, Dani, veloce, veloce. Dani, non ce la faccio più. Robby, devi resistere. Dani, vado a piedi. Ok. Oh, cavolo, ragazzi, mi sa che Robby si sta davvero sentendo male. Ok, adesso entrerò in ascensore e devo raggiungerlo. Ancora ha bisogno di me. Ok, ascensore, muoviti, muoviti. Ma quanto tempo ci mette? Aveva ragione Robby, era meglio andare a piedi. Robby? Robby, ci sei? Robby? Robby? Ma... che cosa dirmi? Scusami, va bene, ok. Ragazzi, credo che sia meglio stoppare qui il video e noi ci rivediamo domani in un prossimo video.